ho cambiato meta ed eccoci qua a Turbigo, dove ho scoperto anche che ci sono più semafori che persone. Buongiorno, buon sabato 18 settembre 2021. In realtà non sarei dovuto andare a Turbigo, ma mi sarebbe piaciuto andare in Valtrebbia. In Valtrebbia perché? Perché questa mattina in realtà abbiamo avuto delle commissioni da fare con Cinzia e quindi l'uscita del pomeridiano è ben più corta che quella dell'intero giorno, quindi ho detto vabbè, mi vado a fare due curve in Valtrebbia, sperimento questo nuovo microfono che ho comprato e ne approfitto per fare un giro. Intanto, invece poi ho visto che le previsioni non davano bello, soprattutto nelle parti di Bobbio, Varzi, intorno alle 15 metteva temporale fino alle 17, e allora ho ripiegato verso questa meta dove stiamo andando adesso. In questo momento in sella sono da solo, Cinzia è a casa che sta facendo altre commissioni e io ne ho approfittato per farmi questo giro e questi chilometri. Questo semaforo è meglio rallentare, che mi dicono che c'è questo Velox che fa delle foto fantastiche di una nitidezza mostruosa, limite 70 all'ora, e mi sto avvicinando a Turbigo ovviamente evitando di fare autostrada perché il navigatore mi avrebbe fatto fare un pezzo di autostrada. Invece io adesso voglio puntare prima a Biategrasso, poi da Biategrasso Magenta e da lì Turbigo. Turbigo non davano pioggia, ma questo meteo è talmente variabile che mi posso aspettare di tutto. Poi, visto che ogni volta che è schermata al nord l'acqua è garantita, mi sono portato anche l'occorrente eventualmente per coprirmi. Ed ecco un altro Velox, si va piano, anche se qui limite a 90, siamo ampiamente sotto i 70. Oggi non faremo chissà quali strade panoramiche, oggi sarà tutta la strada così per arrivare al ponte tibetano, ma l'avevo messo in conto. Ripeto, è un giro più per non stare a casa, che la giornata non si capisce. Qui adesso scende un tiepido sole, siamo poco dopo un vermezzo. Siamo arrivati ad Abbiategrasso, c'è un po' di coda, qui c'è un semaforo, qui davanti al semaforo svolteremo a destra e dovremo lasciarci un po' il traffico. Qua si va a destra. Siamo arrivati a Magenta, stiamo girando intorno praticamente, il centro è a destra. Adesso da qui ne proseguiremo direzione Malpensa. Qui solitamente c'è traffico, probabilmente è ancora presto, meglio così. Praticamente si prosegue sulla superstrada 336, dove il limite è di 70 in alcuni punti, 90 in altri. Scorre abbastanza velocemente, è quella che poi esce. C'è anche lo svincolo per Malpensa, è molto comodo per chi abita dalle mie parti arrivare a Malpensa tramite questa strada qua.
fondamentalmente da qui al ponte sono ancora 16 km, manca veramente poco. Davanti a me il cielo non è proprio bellissimo, c'è un po' di grigio, però non nuvoloni neri, quindi mi lascia ben sperare, ecco. Uscita Buscate Nord. E poi si segue Novara. Il ponte tibetano è sul fiume Ticino. Arrivati a Turbigo, siamo a 2,6 km dall'arrivo. E il tempo sta reggendo per fortuna, c'è un leggero venticello, soprattutto si sentiva all'altezza di Malpensa. Quando sono passato lì il vento era abbondantemente forte. Adesso svoltiamo tra 1,5 km a destra e dopo 1,1 km c'è il parcheggio. Adesso si gira qui, fiume Ticino, che è anche indicato, io già me l'ero messo sul navigatore, me l'ho salvato le coordinate in realtà. Adesso sarà tutta stradine piccoline che si insinuano tra le case. Sopra un piccolo ponte si costeggia questo canale e poi qui in fondo dovrebbe esserci il parcheggio, perlomeno da internet avevo visto che era così. Tra l'altro è molto alto questo torrente qui di fianco a me. Questa è una centrale elettrica, guarda che portata che ha. Si costeggia questa strada qui, questa è una centrale elettrica, più avanti sulla destra dovrebbe esserci il parcheggio e da lì si dovrebbe raggiungere facilmente il ponte. Eccolo qua il ponte, davanti a noi. C'è un po' di ghiaia. Qui c'è strada privata, ma vediamo un po'. Si può arrivare qui, qui avevo visto che c'era parcheggio, infatti eccolo qua. E qui c'è il ponte. Quando pare c'è un po' di gente anche accampata con i camper. Adesso ci troviamo un posticino tranquillo e parcheggiamo lì. Siamo qui, preciso. Siamo arrivati. Praticamente ho parcheggiato la moto, sono circa a 50 metri dalla moto, più o meno dal parcheggio. E qui inizia il ponte tibetano, eccolo qui. Una volta parcheggiato praticamente si trova subito, è veramente vicino. Questo. E queste sono alcune avvertenze prima di salire sul ponte. Il ponte è strettino, balla un po', come immaginavo, e mi dà l'impressione di essere estremamente solido. È più grave di quello che mi aspettavo, sinceramente. Come vedete non c'è nessuno. E questo qui sotto praticamente è il canale che passa di fianco, dovrebbe essere il Ticino, o meglio il Ticino dovrebbe essere questo qui. Questo è il Ticino. Questo è un ramo che finisce sul Ticino e questi sono praticamente questo canale, quello che abbiamo fatto prima mentre abbiamo affiancato prima con la moto mentre venivamo qua. A Piemonte c'è una centrale elettrica. Adesso vi faccio fare un 360 sul ponte.
una volta arrivata dall'altra parte del ponte ci sono diversi percorsi che si possono fare. Questo è il ponte. Se non ho letto male, da qualche parte dovrebbe essere lungo una 80 di metri. Il ponte da sotto si presenta così. Ragazzi, vi dovete accontentare di queste immagini perché qui è no fly zone, qui non si vola, quindi dovete accontentare delle immagini che abbiamo fatto con la cam. Adesso dirvi di venirla a visitare, no, sicuramente no, partendo da lontano. Se però siete di passaggio o non abitate molto distanti o volete semplicemente passare una giornata d'estate di sole pieno in un posto fresco, beh, qui penso che ci si possa fare anche il bagno più avanti. E sicuramente è un bel posto, il parcheggio si trova facilmente, è comodo da raggiungere, è proprio vicino al parcheggio, quindi, e nonostante oggi sia una giornata coperta, qualche nuvola, comunque fa caldo, fa molto caldo. Adesso torno alla moto e torniamo indietro. Questa è l'uscita del parcheggio, qui facciamo sicuramente la strada fino al torrente, questa è le cascate che ci sono, le cascatelle che ci sono dopo la centrale elettrica. Centrale elettrica è qui alla destra, adesso ci passeremo di fianco, eccola qua. Adesso supereremo questo ponte qui e poi vediamo quale strada fare per tornare verso casa. Ragazzi, ho scelto di fare questo giro qui oggi, ve l'ho detto, per due motivi principali. Il primo è perché dove mi sarebbe piaciuto andare metteva brutto, e il secondo, non ve lo nascondo, era anche per provare il media mod che mi è arrivato giovedì, o meglio venerdì mi è arrivato sia il media mod che il microfono, e volevo provare questa accoppiata per vedere di mettere qualcosa in più nei video. Volevo un attimino alzare anche qui l'asticella, vediamo che esce fuori. Ovviamente provandola con un giro così mi dà soltanto il senso della qualità dell'audio, non certamente, non pretendo che questo video sia chissà quanto apprezzato, ecco. È un giro di pochi chilometri, andata e ritorno sono 120-130 km, non è che sia che è tutta strada prettamente noiosa, diciamo così. Però a me quello che interessava oggi era non stare a casa, non beccarmi l'acqua, farmi un giro in moto e provare questi accessori che mi sono arrivati venerdì. E quindi direi che è tutto molto giusto. Domani piove, domani mette brutto tempo qui al nord, quindi se non avessi usato la moto oggi l'avrei utilizzata probabilmente sabato o domenica prossima. In realtà questo weekend, per dirvela proprio come stanno le cose, oggi e domani sarebbe piaciuto andare in Svizzera, fare un weekend in Svizzera, ma le previsioni davano brutto. Dalla Svizzera avevo pensato di fare un weekend in Toscana per rivedere il mitico amico Max Roccabianca, con il quale ci avevamo anche sentiti organizzare per il weekend. Peccato che dove volevamo andare noi oggi pioveva e domani diluviava, quindi fare due giorni sotto l'acqua, consapevoli di andare a prenderla e non avendone tutta questa necessità, abbiamo optato per rimandare il weekend con Max e Diletta. Quindi ho detto, dopo pranzo di oggi ho preso la palla al balzo e ho detto a Cinzia, vabbè, visto che tu vai a fare le tue commissioni, io fondamentalmente non c'ho da fare nulla, altrimenti mi sarei messo sul divano o davanti al computer, prendo la moto e mi vado a fare un giro. E così è stato. Dove vado? Dove non vado? Vado a farmi due curve sul Trebbio. Sì, bellissimo, dai, no? Vado a vedere le previsioni, pioggia, ok, come non detto. Allora ho cambiato meta ed eccoci qua a Turbigo, dove ho scoperto anche che ci sono più semafori che persone. È più una zeppa di semafori qua a Turbigo.
trovo in località Cassinetta di Lugagnano. Qui a Cassinetta di Lugagnano c'è lo stabilimento di produzione degli scarichi SC Project. Esattamente qui. Qui ci sono 3/4 capannoni dell'azienda leader nella produzione di terminali. Si entra qui dentro e ci sono 3-4 capannoni. Eccoli là. Il tempo mi sta graziando perché adesso c'è ancora il sole, ma dietro di me voi non lo vedete, è abbastanza nero, quindi le previsioni ci hanno, secondo me ci azzeccano, avevano messo pioggia intorno alle 18 e probabilmente ci azzeccano, io per quell'ora dovrei essere ampiamente a casa. Siamo a circa 20 km da casa, 17 per l'esattezza. Qui bisogna andare un attimo un po' più cauti perché i velox sono un po' dappertutto, ci sono due postazioni fisse più avanti, un periodo li avevano tolti, adesso li ha rimessi, limite 70, noi siamo 61, più ampiamente sotto, però qui è bellissimo, almeno a me piace molto, poi immersa qui in mezzo a questi colori giallo verde, veramente veramente carino. Più avanti ce n'è un'altra molto carina, eccola lì, voilà. Sono circa le 17, il giro di oggi si conclude qui, è stato un giro breve, ma è stato fatto per quei motivi che vi dicevo prima. Provare i nuovi accessori, non trascorrere il pomeriggio in casa, fare 2-3 ore all'aperto e vedere un posto nuovo. Domani, ahimè, pioverà, ma se così non fosse, usciremo e andremo da qualche parte e vi terremo aggiornati sul canale. Se il video vi è piaciuto, commentate, fatecelo sapere. Un abbraccio a tutti, al prossimo video. Ciao!